Questi sono i garage. Questi primi qui non l'hanno aperti. Da qui del quarto, quinto un po' e tutti, giro, tutti. Questo è il mio garage, un classico forellino e... è aperto, però come dico no. Classico forellino che è... aprono il picciolino di dentro e la maniglia si gira. Raid nella notte alle porte del centro aretino, circa 20 garage che i ladri sono riusciti a visitare solamente in poche ore. È successo in via Golgi nella notte tra martedì e mercoledì, in azione una banda di esperti scassinatori che è riuscita ad introdursi nella zona dove si trovano i box auto di alcuni condomini. Hanno con chiavistello hanno sbranato un po' la porta, diciamo, e sono riusciti a aprirla. I ladri sono così riusciti a forzare i portelloni passando al setaccio un box dopo l'altro. Il classico forellino per... quel pomellino che c'è per aprire tutti così. Magrissimo il bottino per la banda, anche se ancora non è stato quantificato. Fortunatamente hanno preso poco e niente, sembra un materasso, una persona, dei cacciaviti, un trapano, un'altra persona. Io personalmente, io avevo 3 bottiglie di olio, quello buono, dico, me l'hanno portato via. A me non mi hanno portato via niente. No, io quando mi hanno chiamato ho aperto il garage e mi mancava una confezione, una scatola col trapano dentro, basta. I poliziotti della scientifica, dopo la denuncia dei residenti, hanno effettuato i rilievi alla ricerca di qualche traccia utile per risalire all'identità dei responsabili. Nei giorni scorsi episodi simili si sarebbero verificati anche in altre zone della città, furti che potrebbero così essere riconducibili alla stessa mano criminale. Dispiace sì, perché come si dice il proverbio, in casa degli altri non ci si dovrebbe andare, e però vengono.